Adesso avremo Angelica di Giustini con Pioggia ai fori, tratto dall'Eresia Catara. Buona visione. Lieve come la gengiva di un leopardo. Così Borges chiamava tramonti come questi. È il primo giugno di un'estate calda e afosa e Giacomo, 24 anni, secco, occhi, capelli e barba nera e pelle bianchissima, sta aspettando i suoi due amici, Francesco e Giulia. In ritardo, come al solito. Nel frattempo, si gode il giorno che lentamente lascia spazio alla sera. Da più di un mese sta attraversando i suoi due amici affinché lo accompagnino in un'insolita visita notturna ai fori imperiali ed è finalmente riuscita a convincerli e ora li sta aspettando lì, all'angolo della strada, emozionato come un bambino piccolo di fronte a una vetrina piena di dolci in attesa che la mamma glieli compri tutti. Puntuale, come un orologio svizzero, borsa a tracolla piena di appunti e librone sull'impero romano sotto il braccio, è pronto per salire in macchina e andare alla scoperta di quei luoghi antichi. Peccato che Francesco e Giulia siano un po' meno pronti di lui. Francesco, 24 anni, studente di scienze politiche, e Giulia, sua cugina, studentessa di biologia, conoscono Giacomo sin dalla prima elementare. I tre, infatti, si sono separati soltanto all'università, dove ognuno di loro ha intrapreso la propria strada. Ma ora i due cugini stanno sperando in un miracolo che li salvi dalla prospettiva della serata che gli si presenta di fronte agli occhi. L'idea, infatti, di dover passare le prossime due ore con la voce tartassante di Giacomo nelle orecchie, il quale, come al solito, prende un fiato all'inizio del discorso e parla per due ore di fila senza fare nemmeno una pausa mentre camminano in mezzo a quei vecchi ruderi antichi rovinati dal tempo, non li entusiasma affatto, ma ormai hanno dato la loro parola e devono mantenerla. Nonostante avessero guidato alla velocità del vecchietto di 80 anni, incollato al volante per evitare l'inevitabile, sono ormai giunti al luogo dell'incontro. E già possono notare il mega librone di Giacomo di almeno 200 pagine, il quale le ripeterà tutte dalla prima all'ultima parola senza tralasciare nemmeno una virgola. Giacomo, infatti, è da settimane che si è messo a ripassare l'origine, i miti, le leggende, i fatti storici più importanti e la conseguenza della caduta del Sacro Romano Impero. Sì, è sempre stato un grande appassionato di storia antica e ama fare da guida turistica a chiunque gli capiti intorno. Anche se non sempre ottiene il successo desiderato, ma quella sera era sicuro che la sua spiegazione sarebbe stata indimenticabile. Ma che dico indimenticabile? Sarebbe passata alla storia! La macchina degli amici si era accostata a qualche metro di distanza da lui in doppia fila e Francesco l'aveva incitato a salire al grido di «Dai, andiamo, che prima andiamo, prima torniamo!» Ecco, era proprio quello che Giacomo voleva sentirsi dire. Dopo aver salutato con un cenno di mano i due amici, salì in macchina e i tre partirono. Oh no, oh mio Dio, che traffico sul Lungotevere all'ora di punta. Ma di questo passo arriveremo dopodomani, pensava Giacomo mentre i due amici parlavano del più e del meno. Decise però di sfruttare il tempo a sua disposizione per iniziare la sua spiegazione. Roma fu fondata nel 753 avanti Cristo. Precisamente il 21 aprile del 753 avanti Cristo. E fu proprio in quell'anno che, mentre parlava, Giulia aveva notato una piccolissima goccia d'acqua sul parabrezza. E poi un'altra ancora, e un'altra ancora, un'altra ancora, un'altra ancora! Stava iniziando a piovere. I due cugini si gettarono uno sguardo d'intesa. E mentre il tergicristallo iniziava a spostare l'acqua da una parte all'altra del vetro, Giulia disse... Sai, ma se andiamo a farci un aperitivo via del corso? Oppure se andiamo al cinema visto che sta iniziando a piovere? No, assolutamente no. Ho capito, ma cioè non ci abbiamo nemmeno l'ombrello. Non importa, lo compreremo una volta arrivati. Giacomo era saldo nella sua decisione. Avrebbero fatto quella visita anche se fosse venuto giù il secondo diluvio universale. Un'ora e mezza dopo, i tre erano giunti a destinazione. In lontananza si sentivano i clacson assordanti delle macchine nel traffico e si vedeva la gente correre a ripararsi dalla pioggia nei bar o sotto i portoni dei palazzi. Nessuno, in tutta Roma, aveva avuto la folle idea di fare una visita archeologica alle 9 di sera sotto quel diluvio, ma Giacomo iniziò la sua spiegazione. I fori imperiali sono un complesso di piazze monumentali
costruite dai principali imperatori romani come Cesare, Augusto, Traiano. Francesco e Giulia seguivano distrattamente senza badare nemmeno una parola di quello che stesse dicendo. La pioggia continuava a cadere incessantemente sopra le loro teste e iniziava a portar via il terriccio da sotto i loro piedi. Le scarpe si stavano iniziando a bagnare tutte e bisognava stare attenti a non scivolare su quei grossi sassi rotondi levigati dai milioni e milioni di turisti che col passare dei secoli li avevano resi lisci come l'olio. I due cugini iniziarono a studiare un piano per svignarsela senza che lui se ne accorgesse e si approfittarono di una distrazione di Giacomo per darsela a gambe. Il poveretto non si era accorto di nulla. Si era inchinato accanto ad un capitello dorico caduto a terra e ci passava le dita in mezzo ai solchi creati dal tempo, immaginando quanto dovesse essere bello nell'era in cui era stato creato. Francesco? Giulia? Venite un attimo qui. Francesco? Giulia? Ragazzi, dove siete? Ragazzi, se è uno scherzo non è divertente. C'è nessuno? Rispondeva soltanto la pioggia, che creava un muro fra lui e le cose. Ma senza nemmeno accorgersene, la sua mente iniziò a vagare in quei luoghi nell'era del loro massimo splendore. Nella sua testa, infatti, tutte quelle statue, quelle colonne e quei marmi ora di un bianco e latte avevano i colori più accesi e vivi del mondo. Riusciva a vedere le persone camminare intorno a lui e i bambini correre e scherzare. Tutto era come nel più bello dei sogni. Improvvisamente, un fruscio lo riportò alla realtà. Accanto a lui, una piccola lucertolina dal musetto grazioso si era fermata sul capitello e lo osservava. Giulio Cesare nacque a Roma il 13 luglio.